stasera voglio proporvi una ricettina toscana semplice, facile, veloce, economica. Chi ce ne vuole mettere ce ne metta di più, io ce n'ho più. È una frittatina di zoccoli. Voi mi direte, come gli zoccoli ci metti il dottor Schulz? No, non ci mette il dottor Schulz. Questa è una ricetta proveniente dal Senese, se non erro. I zoccoli sono praticamente il rigatino steso fatto a pezzettini che sembrano zoccolini piccolini. Tanto ora vi faccio vedere come si fa, non vi preoccupate. Sulla finestra ce li tieni. Servono 4 uova, circa 150 grammi di rigatino steso. Questo me l'ha dato il mio amico Lucone, che mando un bel bacione. Grande Luca, c'ha della roba extra strong al mercato centrale di Livorno. Ah, mi scordavo, ci vuole il sale e il pepe. Andateci piano, perché naturalmente il rigatino io non ci levo tutto questo ben di Dio qui che c'è sopra. Tanti ce lo levano perché dice che è un po' durino, ma tanto deve rimanere durino, sicché e darà anche molto più sapore a tutta questa frittatina. Ci vorrà l'olio di velo, che bene o male se non fate dolci ci vuole sempre, e anche in qualche dolce ci vuole. Poi è un bel tegamino per fare la nostra frittata. La prima cosa da fare sarà quella di rosolare il nostro rigatino e far diventare zoccolini duri questo rigatino. Allora tagliamo a cubettini di circa un centimetro. Guardate bellini questi zoccoletti. Queste sono ricette che si tramandano le antiche massaie, quando da mangiare a 7-8 bocche era difficile, allora trovavano quelle e trovavano. Di solito l'ova si trovavano sempre in campagna, nel Senese ce l'avano tutte le galline e il rigatino lo facevano a novembre col maiale, e allora si mangiavano questo piatto molto veloce e molto saporito e molto economico. In una padella che abbiamo precedentemente messo a scaldare ci metteremo veramente un cucchiaio d'olio, non di più, forse uno e mezzo mi ce n'è venuto, ma anche troppo. Fate ben scaldare l'olio, ci andremo a aggiungere il nostro rigatino fatto a zoccolette. Sentite, già soffrigge di già. Allora ora dovranno proprio soffriggere, abbassate leggermente se no fate casino. Andiamo a tappare un attimino con un cucchiaio, andiamo a girare il nostro rigatino, a farlo cucinare bene. Ve l'ho detto, non deve proprio venire strinato, fuoco abbastanza vivace, però ci dovete stare attenti se lo volete tenere vivace. Gli date qualche giratina così. Ora mi sembra che sia anche troppo vivace, lo vado ad abbassare leggermente a far indurire i nostri zoccolini. Ecco perché si chiamano zoccoli, non ve lo ridico più. Sono sempre un po' morbidini, fate sciogliere bene il grasso, li andate a alzare un attimino, se no non ci viene quella crosticina che serve per far diventare zoccolini la nostro rigatino. Nel frattempo che finisce questa cosa qua, andiamo a sbattere le uova. Uso un po' miste perché ce n'avevo altre, vedete, va bene uguale. Ci andate ad aggiungere un po' di poivre, tanto ce n'è il bruciaculo, va bene uguale. Poi noi di sale proprio poco, perché ricordiamocelo, il rigatino cotto butta fuori tutto. Vado a spengerlo direttamente il rigatino. Con una forchettina sbatto le uova a così velocemente. Vedete, i nostri zoccolini hanno fatto una bella doratura. Ora guardate, sono diventati belli durini. A questo punto ci andrei a levare un po' di grassino che hanno buttato, se no della nostra frittata si fa all'olio. Ci vado a levare leggermente un po' di grasso, lo vado a riaccendere. Fuoco a bella vivace, stendete bene i vostri pezzettini di rigatino belli tostati. Le disponete sulla padella a modino e ci andate a versare le uova sbattute leggermente, ve lo dico, non devono essere sbattute troppo. Fate cuocere la frittata come fosse una frittata normale. Quando la nostra frittata sarà quasi cotta del tutto, da una parte dovete controllare, fate così. Allora facciamo un lavoro che vi ho fatto vedere qualche volta, speriamo mi rivenghi.
Allora mettete così, guardate, e via con la frittata. Facciamo che faccia una bella cottura anche sotto. Vedete com'è bellina, non bruciata, gli zoccolini sono tutti venuti in cima, pronta per essere servita su un bel piatto. I vostri commensali ci faranno la bua, anche se è un po' rotto, ma ci va bene uguale. Ecco, pronta. A voi signori, pronti per essere degustata, anzi secondo me dopo la ghiaccia un attimino e la mettete dentro la schiacciata, dentro il pane di campagna, secondo me. Guarda Andrea, c'ha già gli occhi e li brillano. Se volete ci potrete mettere anche il prosciutto cotto, crudo, me ne vi farà voi, gli zoccoli dovrebbero essere tipo una frittata da manzi, capito? Quelle che trovavano nella dispensa lo buttavano dentro. E con questa frittatina di sicuro che vi leva, vi ci vuole due o tre bicchierozzi di vino, perché con tutto questo pepe pesce nella bocca, sì, Andrea ti brillava, che cosa ha fatto? Ha visto da mangiare, guarda anche che stato sei. Riesco a far brillare l'occhio Andrea, nemmeno fossi, ma Sofia. Comunque, mando un bacione a tutti quanti, anche alla sua bimba, un bacione anche a Katia che mi supporta con il sito, è una grande, grazie ancora a lei, a tutti quelli che mi seguono e anche a quelli che mi seguiranno. Grazie, arrivederci. Un tizio con l'aiuto d'un amicone la volle fa una bella scappatella, ma lì si prese quasi un coccolone. Nel letto ci trovò la sua sorella. Questa è bella e te la dio, questo mondo è uno schifio, ma non t'arrabbiare, che tanto è sempre tutto da rifare.